Buonasera amici lettori, oggi siamo qui con Gianluca Di Sarra di Terracina e Cristiano Russo di Napoli. Sono due tennisti molto molto bravi. Oh, ragazzi, raccontateci un po' la vostra biografia, dove siete nati, quando siete nati, i vostri studi. Allora, buonasera a tutti. Io sono nato a Napoli l'11 maggio del 92 e sono io Cristiano e frequento l'Università di Napoli, precisamente Scienze Motorie al Partenope. Sono al terzo anno e diciamo che quest'anno dovrei finire per la triennale. Mi alleno, sono di Napoli, però mi alleno a Terracina, precisamente al Tennis Club Sardegna e niente, questa stagione è stata abbastanza positiva e ci prepariamo in vista dei prossimi tornei per l'anno 2015. Buonasera a tutti, ciao, mi chiamo Gianluca Di Sarra, sono nato a Ladino il 1° dicembre 1993, gioco a tennis da quando avevo 5 anni, frequento l'Università di Napoli, la Partenope Scienze Motorie e mi alleno insieme al mio amico Cristiano al Tennis Club Sardegna e basta. Com'è nata la vostra passione per il tennis? Allora, precisamente all'età di 7-8 anni ero in un campeggio nei pressi di Fondi e lì tutti i giorni, cioè, passavo ai campi da tennis e ero lì a guardare i ragazzi che giocavano. Un maestro mi ha colpito perché da fuori dal campo mi ha detto se lo aiutava con le palline che dovevo mettere nel cesto. E io sono entrato in campo e l'ho aiutato. E da lì ho iniziato a giocare con quel maestro lì, insomma. Io invece ho iniziato a 5 anni perché, come tutti i bambini, iniziano per quell'età a scegliere uno sport. Io ero indeciso tra il tennis e il calcio e ho scelto il tennis e da lì è nata la mia grande passione. I primi tornei ai quali avete partecipato, quali sono stati? I primi tornei, non so se abbiamo fatto insieme, erano quelli Il circuito della della Ionis. Riviera d'Ulisse, e quindi abbiamo fatto quelli a Latina, Fondi, Formia, dove appunto c'era il master finale che abbiamo vinto sia io che Gianluca come i migliori Della della provincia. provincia. Io anche ho iniziato lì, ho iniziato con questo circuito che si chiama Golf della Via d'Ulisse, che è un circuito provinciale dove c'è un master finale che si gioca a Formia e lì quelli sono stati i primi tornei under da bambino, quindi l'età di 9 anni, 10 anni. Quali sono stati invece i tornei più importanti ai quali avete partecipato? Tornei più importanti abbiamo partecipato, allora, parte i campionati italiani che facciamo ogni anno, più quelli under 14, under 16, dove si parte prima con diciamo, devi vincere dei tornei minori per poter Le partecipare anche qualificazioni. delle qualificazioni, per poi partecipare ai campionati italiani. Poi qualche torneo internazionale all'estero. Io precedentemente sono stato in Svizzera, Malta, Estonia, Spagna, Inghilterra, questi posti qui. E belle esperienze, speriamo di continuare, insomma. Lo stesso io, come ogni anno insieme al mio amico andiamo a fare i campionati italiani, poi sono stato anch'io in tornei giovanili all'estero, sono stato a Malta, Marocco, poi ho girato parecchie città d'Italia, anche un torneo molto importante che si gioca a Bibione Under 12 e tornei, i vari tornei, campionati italiani e regionali. Chi sono i vostri idoli? A chi vi ispirate quando giocate? Roger Il mio Federer. idolo è l'argentino Juan Martín del Potro, e soprattutto per la sua potenza dei colpi. È un tennista che mi affascina molto e seguo abbastanza sia in televisione che ho avuto l'opportunità di vederlo a Roma al Foro Italico. Beh, invece, come ho già detto prima, è Roger Federer per la sua semplicità e per la sua eleganza e per il suo gioco spumeggiante. Quali sono le vostre aspirazioni future e il vostro sogno nel cassetto? Allora, aspirazioni future è di entrare nella classifica mondiale, quindi puntare a prendere qualche punto ATP,
quindi giocando qualche challenger e future, e quindi tornei da 10.000 dollari in su, e sia in singolo che in doppio con il mio carissimo amico Gianluca Di Sarra. Il mio sogno nel cassetto è quello di partecipare a un torneo dello Slam, che sarebbe un Wimbledon, un Roland Garros, un US Open, assieme a Nobody. Però mi accontenterei anche di qualche punto ATP, iniziando con i Future, 10 donate da 10.000 dollari e i Challenger. Lanciate un appello ai nostri lettori, magari qualche istruttore, qualche allenatore di tornei ATP vi sta ascoltando e poi vi prende sotto la sua guida. Lascio la parola a Gianluca, che è più esperto di me in questo. No, se siamo in cerca di un maestro, di una squadra, se qualcuno è interessato, a me e al mio amico Cristiano. Noi siamo a disposizione sempre. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io vi auguro tanta tanta fortuna per il vostro futuro. E mi raccomando, continuate sempre così. Un saluto. Un saluto speciale ai nostri lettori di Mondo News. Di Mondo News. Ciao, ciao a tutti. Ciao.